a tutti, oggi sono qua per parlarvi delle mie letture del mese di luglio. Questo mese ho letto tante cose diverse, ho ascoltato degli audiobook, ho letto fumetti, libri in italiano, in inglese, insomma ce n'è veramente di per tutti i gusti. Direi di iniziare subito con i fumetti. Il primo fumetto che ho letto questo mese è stato Il cuore nell'ombra di D'Amico, Iorio e Ricci, un fumetto edito da Tounoué nella collana Tipitondi e ha un prezzo di 16,90 euro. Protagonista di questa storia è un bambino che ha paura dell'uomo nero. Chi non ha mai avuto paura dell'uomo nero? In realtà questo bambino ha paura praticamente di tutto e si ritroverà a vivere un'avventura estremamente paurosa. La prima cosa che mi ha stupito di questo fumetto sono i disegni, che ricordano molto lo stile di Tim Burton, non soltanto per quanto riguarda i disegni veri e propri, ma anche per le ambientazioni. I toni sono veramente molto cupi, comunque si parla di paure, dell'uomo nero in particolare. Ecco, sotto questo punto di vista l'ho trovato veramente molto comunicativo perché riesce proprio ad immergerti in una dimensione un po' surreale, un po' da confine fra sogno e incubo. Tuttavia non sono rimasta altrettanto affascinata dalla storia, che ho trovato abbastanza semplice e lineare, però con un messaggio per me non abbastanza forte. Mi aspettavo che si indagasse un po' meglio, che si indagassero meglio le paure di Luke, il nostro protagonista, e così invece non è stato, quindi sono rimasta un tantino delusa. I personaggi mi sono piaciuti veramente tanto, soprattutto perché li ho trovati molto espressivi e ben caratterizzati. Secondo me, già dall'aspetto fisico riusciamo a capire un po' di quello che è il personaggio, anche se ha sfaccettature molto diverse. È una storia sicuramente interessante, soprattutto per un pubblico più giovane. Infatti, questo fumetto è destinato ai lettori dagli 8 anni in su, e la vedo molto come tipo una favola della buonanotte al contrario, in grado di fare un po' riflettere i bambini, soprattutto sulle loro paure, sulla famiglia. È stata comunque una lettura veramente molto piacevole. I disegni mi sono piaciuti tantissimo. Non a caso, questo fumetto ha vinto il Silver Award alla 10ª edizione dell'International Manga Award, quindi un motivo ci sarà. Un fumetto che mi ha stupito tantissimo e che mi ha riempito il cuore: I racconti dei vicoletti di Nie Yun. Questo fumetto fa parte della nuova collana Bao, dedicata al fumetto cinese, e ha un prezzo di copertina di 18 euro. È un fumetto meraviglioso, innanzitutto per i disegni, veramente molto delicati, danno proprio l'idea di una favola. I toni sono leggeri, veramente da sogno. Mi ha stupito veramente tanto. I personaggi poi sono bellissimi, buffi, simpatici. Questo fumetto è diviso in tanti piccoli racconti che vedono per protagonisti una bambina e il nonno. È un fumetto ambientato in Cina, quindi ci sono diversi aspetti tipici della tradizione cinese, della cultura cinese. Una cosa che mi è piaciuta veramente tantissimo, perché è un paese che non conosco veramente tanto, ed è bello poterlo scoprire un po' attraverso un'opera del genere. Inoltre, il rapporto fra bambina e nonno l'ho trovato qualcosa di molto tenero, intimo, profondo. Non sfocia mai in qualcosa di troppo zuccherato, troppo dolce. È ben bilanciata, secondo me, la dose di tenerezza che si nasconde dietro questi personaggi, presi singolarmente, ma anche nel loro rapporto. I racconti parlano un po' della loro vita quotidiana, dei loro sogni. Si vede un po' anche il nonno quando era più giovane, viene confrontato con la nipotina di oggi. Insomma, sono dei racconti veramente semplici, che prendono spunto dalla vita quotidiana, ma che nascondono qualcosa di magico, legato principalmente alla fantasia della bambina. Leggendo poi il primo racconto si percepisce veramente tanto la sua voglia di fare qualche cosa al di là dei limiti. Mi ha stupito veramente tanto il coraggio, la forza e la determinazione di Yu-Er, se non sbaglio, ovvero la bambina protagonista. È un fumetto che vi consiglio caldamente, perché pur parlando di cose semplici e quotidiane, c'è un pizzico di fantasia e di immaginazione che dà una marcia in più alla storia, ed è stato in grado questo fumetto di emozionarmi e di farmi piangere. Ci sono veramente molto legata. Altro fumetto cinese che ho letto sempre questo mese, sempre edito da Bao, è Reverie di Golo Zhao. Questo ha un prezzo di copertina di 19 euro e rispetto al precedente l'ho trovato un po' più complesso. La storia questa volta è ambientata a Parigi e il protagonista è un ragazzo che vorrebbe diventare scrittore ed ha un'immaginazione veramente molto ricca. Infatti tutte le sue idee, i suoi sogni, è come se prendessero vita ed è lui a sperimentarle in prima persona. Quindi noi seguiamo la storia, diciamo, reale di questo ragazzo a Parigi, con
tante storie, diciamo, parallele che si intrecciano fra di loro, che scaturiscono dall'immaginazione di questo personaggio. All'inizio devo dire che sono rimasta molto spiazzata da questa cosa, perché non capivo quando sarebbero continuate queste storie parallele, quando si sarebbero incrociate realmente con la storia, diciamo, principale, se fossero un'immaginazione, un sogno, insomma. La storia è veramente fantastica e onirica, che ti travolge. Nonostante poi la storia sia ambientata nella nostra età contemporanea, ci sono anche dei rimandi a quello che era il nostro passato, quello che potrebbe essere il futuro. È un fumetto veramente molto ricercato ed elaborato e sono convinta di non aver compreso tutto appieno. Infatti voglio cercare di rileggerlo e di informarmi meglio sull'autore. I disegni di questo fumetto mi sono piaciuti veramente tanto, ma la cosa che forse ho apprezzato di più è il colore. C'è questo aspetto un po' vintage, un po' seppia, che mi è piaciuto veramente tanto perché dà un tocco un po' datato. Però allo stesso tempo anche dreamy, un po' onirico, come se ci trovassimo sempre in una dimensione che è a metà fra la realtà e il sogno, ed è una cosa che a me è piaciuta veramente tanto perché in questo modo si ha l'opportunità di sperimentare, di vivere un sacco di avventure, di cose fantastiche. La storia poi è ambientata a Parigi, una delle città più belle al mondo, e in questo fumetto è meravigliosa, cioè sembra veramente di essere lì, si respira l'aria di Parigi, ci sono diversi rimandi poi all'arte, all'impressionismo, movimento che io adoro tantissimo, quindi mi è piaciuto veramente tanto questo lato del fumetto, come mi è piaciuto il fatto che non si perdesse la tradizione cinese, perché alcuni personaggi hanno origini cinesi o sono cinesi, quindi si parla un po' di cibi piuttosto che tradizioni tipiche e è una cosa che a me affascina. Ho letto poi Lavender di Giacomo Bevilacqua. Questo fumetto è edito da Sergio Bonelli, editore. Io l'ho comprato in edicola, ma si dovrebbe trovare anche in fumetteria ed ha un prezzo di 6,30 euro. Attendevo veramente con ansia questo fumetto perché Bevilacqua mi piace molto come autore, poi sapevo che il fumetto sarebbe stato a colori, quindi ero doppiamente emozionata e non mi ha deluso minimamente. La storia è ambientata su un'isola deserta in cui una coppia deciderà di trascorrere le proprie vacanze. Con il tempo però si accorgeranno che non è poi tanto un'isola deserta. Questa secondo me è la tipica lettura da ombrellone, nel senso che è una storia che è in grado di coinvolgerti senza appesantire, è veramente di intrattenimento, poi l'ambientazione isola deserta fa molto estate. I disegni e i colori mi sono piaciuti veramente tantissimo, fanno molto estate, sono veramente freschi, poi le scene in acqua sono le mie preferite, cioè sono veramente stupende, qualcosa di bellissimo. Oltre ad essere molto belli, sanno essere anche inquietanti. Il giusto, secondo me, visto che si tratta di una storia abbastanza misteriosa e un po' creepy. Se state cercando qualcosa di intrigante da leggere al mare, sotto l'ombrellone, in piscina o semplicemente da leggere, questo fa il caso vostro, non ve ne pentirete. A me è piaciuto veramente tanto. Si tratta di una lettura, diciamo, breve ma abbastanza adrenalinica. Questo mese ho letto poi due manga. Il primo è L'età della convivenza, volume 1 di Kazuo Kamimura, edito dalla J-Pop al prezzo di 18 euro. Di cui ho fatto anche una recensione perché, infatti, sul gruppo Facebook Cibis the Wayne mi avevate chiesto la recensione di questo fumetto. Quindi ve la linkerò nelle schede qua sotto in descrizione. Questo è un fumetto veramente tosto, non solo per la mole, perché sono più di 700 pagine, ma proprio per i temi trattati. I protagonisti sono due ragazzi che si incontrano e decidono di andare a convivere subito, senza conoscersi granché, ed è una storia ambientata in Giappone negli anni 70, periodo in cui questo tipo di coppia non era proprio ben visto. Si parla anche di suicidio, di violenza, abusi, in maniera veramente forte, diretta, senza risultare troppo pesanti, troppo eccessivi. È una cosa che ho apprezzato veramente tanto di questo manga e non vedo l'ora di continuare la storia, sia per vedere come andrà avanti la storia d'amore fra i due protagonisti, sia per scoprire che cos'altro ha in serbo per noi il mangaka. L'altro manga che ho letto è Tsubaki Cho Lonely Planet di Mika Yamamori, autrice anche di Una stella cadente in pieno giorno, che io ho amato, mi è piaciuto veramente tanto, quindi ero curiosa di leggere questo primo volume di una nuova serie che è uscita qua in Italia per la Star Comics, e il prezzo di questo primo volume è di 4,30 euro.
La storia per il momento non è particolarmente originale, però l'ho trovato comunque una lettura piacevole e di intrattenimento. La protagonista è una liceale che, a causa dei debiti del padre, deve trovarsi una nuova sistemazione. Quindi, mentre va a scuola, si trova anche un lavoro presso uno scrittore. Fa infatti la donna delle pulizie e vivrà con questo scrittore che lei si immagina essere un maestro, quindi un anziano, colto, un po' rotondo, e invece un ragazzo. Non è per nulla come si aspetta, perché è abbastanza scontroso, poi ha dei ritmi di vita pazzeschi, quindi la storia segue le loro vicende assieme, come si sopporteranno. Una storia veramente carinissima, ho già il secondo volume che non vedo l'ora di leggere e spero che questa volta l'autrice sfrutti il fatto di avere anche personaggi adulti, come nel caso dello scrittore, per parlare anche di tematiche un po' più adulte, un po' più mature, ecco. Passando ai libri, ho letto L'estate del cane bambino di Mauro Pistacchio e Laura Toffanello. Questo libro è edito da 66 & 2nd e ha un prezzo di copertina di 16 euro. Io l'avevo comprato in sconto al Salone del Libro di Torino ed era un libro che ero curiosissima di leggere, perché Valeria del canale Read Vlog Repeat ne parla sempre benissimo. La storia segue le vicende di un gruppo di amici veramente molto giovani, hanno circa 12 anni, e segue appunto le loro avventure durante un'estate che cambierà completamente le loro esistenze. In questo gruppo c'è infatti anche il fratellino più piccolo di uno dei ragazzi, che viene visto sempre come un peso, perché è appunto più piccolo, non possono sempre far tutto, fa la spia, è molto capriccioso, e un giorno mentre giocano a pallone, questo bambino si allontana e scompare nel nulla. Mentre i ragazzi si mettono alla ricerca di questo bambino, al suo posto trovano un cane, quindi pensano che il bambino si sia semplicemente trasformato in un cane. È una storia che ho trovato veramente molto forte, tratta comunque delle tematiche molto delicate, anche perché questa storia è ambientata negli anni 60 in Italia, periodo in cui non c'era, diciamo, il pensiero che i bambini potevano scomparire perché magari qualcuno li rapiva o magari era successo loro qualcosa di brutto, e quindi quasi per tutto il libro gli adulti si ostinano a credere che il bambino sia semplicemente andato via, che voglia fare un capriccio, ribellarsi. È veramente difficile venire poi a patti con quello che succede realmente. Non solo al bambino, ma a tutti i ragazzi che si vedono protagonisti in queste vicende. La storia sembra quasi un'escalation di cose sempre più pesanti, più difficili da accettare, ecco. È stata una lettura veramente molto interessante. Era un po' che non leggevo una storia così forte emotivamente e mi è piaciuta. Quindi grazie Valeria per aver consigliato questo libro, perché è stata una lettura veramente molto intensa. Un altro libro che mi è stato consigliato, diciamo in maniera indiretta, è Murder Most Unladylike di Robin Stevens, libro che ho letto appunto in lingua ma che esiste anche in italiano con il titolo Omicidio per signorine, se non sbaglio. Questo libro in inglese è edito dalla Penguin e ha un prezzo di £6,99, penso di averlo pagato 11-12 euro. Questa è una storia decisamente più leggera, più frivola, tra virgolette, rispetto al romanzo precedente, però come vi dicevo l'ho scoperto grazie a Arianna, del filo di Arianna, Alessia di Books Lovers Army e Giorgia di Joriz, poi troverete i loro canali qua sotto in descrizione. Loro praticamente hanno organizzato una read-along per leggere insieme questo libro nell'arco di una settimana e l'ho vista talmente affiatate, talmente prese da questa cosa, che mi sono lasciata trascinare anch'io e incuriosire da questo romanzo, anche perché è una storia, è un giallo, quindi non ne leggo spesso che non siano di Agatha Christie, quindi ero curiosa di leggere qualcosa di diverso. La storia è ambientata in un collegio femminile o qualcosa del genere, in cui due ragazze fondano una sorta di società investigativa e un giorno una di queste due ragazze trova un'insegnante morta. La storia è abbastanza semplice e lineare, non ci sono stati grandi risvolti inaspettati, il mistero da risolvere per me era abbastanza semplice, forse sono troppo abituata ad Agatha Christie, però ecco, ci sono tanti riferimenti a Sherlock Holmes, ad Agatha Christie, si citano anche dei libri di Poirot
Poirot e di Miss Marple, quindi è una cosa che ho apprezzato veramente tanto. Le protagoniste Hazel e Daisy mi sono piaciute e non piaciute. Hazel, che è poi la ragazza che scopre il cadavere, la Watson della situazione, è sicuramente il mio personaggio preferito perché l'ho trovata molto determinata a non mettersi i piedi, a non farsi mettere i piedi in testa da Daisy, che invece è un personaggio che non ho sopportato dall'inizio alla fine. Non c'è una volta in cui io ho detto ok, veramente l'ho odiata. E nonostante appunto non ci sia un grande mistero per risolvere il caso principale, ci sono delle piccole cose invece che mi hanno sorpresa, che riguardano gli altri indiziati che erano sospettati appunto di qualcosa e poi si scopre che era qualcos'altro. Ecco, lì c'è stata una vera e propria sorpresa per quanto mi riguarda. È un libro veramente molto scorrevole, l'inglese non è particolarmente difficile, quindi non se siete proprio alle primissime armi, però se state cercando qualche cosa di facile ma non estremamente facile, è una lettura sicuramente che vi consiglio di fare. Sempre in inglese ho letto anche The Handmaid's Tale. Il mio inglese è orribile, però portate pazienza. Questo romanzo è di Margaret Atwood, in italiano è tradotto con Il racconto dell'ancella, se non sbaglio. Poi troverete anche le versioni italiane sempre qua sotto in descrizione. Questa è un'edizione vintage bellissima, a me piace particolarmente, e ha un prezzo di copertina di £8,99. Questo romanzo è abbastanza famoso soprattutto perché è recentemente uscita una serie TV ispirata a questo romanzo distopico, e quindi mi ero lasciata trascinare molto dall'entusiasmo che aveva la gente per questa serie TV. Mi sono rifiutata di guardare però questa trasposizione perché volevo leggere prima il romanzo. E devo dire che sono rimasta un po' delusa. Per chi non conoscesse questa storia, parla essenzialmente di un ipotetico futuro in cui la società è regredita mostruosamente. Le donne hanno perso praticamente ogni diritto e vengono catalogate in base alla loro funzione. In particolare la protagonista di Fred è un'ancella, quindi una donna adibita a partorire figli. Le ancelle vengono affidate alle famiglie e obbligata ad avere rapporti con il capofamiglia appunto ai fini di procreare, e tutto ciò avviene tramite un rituale abbastanza... Per quanto sia agghiacciante l'idea di non avere libertà di decidere che cosa fare della propria vita se si è donna, ho trovato questo aspetto della storia interessante. Probabilmente è la cosa che mi è piaciuta di più dell'intero romanzo, ovvero il modo in cui vengono trattate le donne, in cui vengono appunto assegnate a dei ruoli, quello che si pensa di loro, perché è una cosa talmente terrificante che è comunque suggestiva e non è troppo lontana purtroppo dalla realtà di oggi. Quindi secondo me è una lettura che fa molto riflettere in questo senso. Un'altra cosa che mi è piaciuta molto è il modo in cui viene strumentalizzata la religione per giustificare le azioni del governo e il trattamento delle donne in questa maniera. Così come mi ha colpito molto il fatto che le donne, adesso non ricordo se anche gli uomini, ma le donne sicuramente, non possono leggere. E questo sottolinea quanto la cultura, l'istruzione faccia veramente la differenza e possa dare il potere, il vero potere in mano alle persone. La storia però l'ho trovata abbastanza lenta, a tratti noiosa per i miei gusti. Ho fatto veramente fatica in certi punti ad andare avanti perché succedono poche cose essenzialmente. Ma la cosa che forse mi ha irritata di più è stato il finale. Ora, per certi versi io lo capisco e lo trovo geniale, per altri versi invece mi ha fatto arrabbiare tantissimo. Ovviamente non posso dirvi i motivi, però per me è un no. Nel senso che il finale per me è un no, non l'intero libro, perché nonostante la lentezza e la pesantezza per me di alcuni punti, l'idea di base è veramente molto interessante e agghiacciante e intrigante al tempo stesso, e ci sono comunque dei temi molto importanti che vengono trattati e degli ottimi spunti di riflessione. L'ultimo libro che ho letto in inglese è Orbiting Jupiter di Gary Schmid. Questo libro è edito dalla Andersen Press e ha un prezzo di £7,99. Volevo leggere questo libro perché era stato consigliato da Jennifer Niven, autrice di All the Bright Places, per il book club di Zoella. E siccome aveva una copertina abbastanza catchy per quanto mi riguarda, ne sentivo parlare veramente molto molto bene, mi sono lasciata anche in questo caso travolgere. Ovviamente mi sono informata prima sulla trama e devo dire che
Nonostante il titolo e la copertina non c'entra nulla con lo spazio. Il protagonista di questa storia è Jack, un bambino di 12 anni che incontra per la prima volta il suo fratello adottivo, Joseph, di 14 anni. Gli viene presentato come un ragazzo che ha tentato di uccidere il proprio insegnante, è stato imprigionato in una sorta di carcere in mezzo alle montagne e ha una figlia. Date queste premesse, ero molto scettica, mi aspettavo una lettura un po' trash, un po' surreale, irreale, inverosimile, insomma, tutti i sinonimi di ciò. E devo dire che sono rimasta perplessa a lettura terminata, perché ci sono degli elementi, sì, a cui non crederò mai, delle questioni che vengono risolte in tre righe e boh, mi è piaciuto tanto però il modo in cui è stato scritto e verso la fine mi sono anche emozionata. È Jack a raccontarci la storia, quindi un bambino di 12 anni e si percepisce che è lui a raccontarci la storia. La storia è sì semplice, soprattutto quando è ora di raccontare delle cose più impegnative, come il modo in cui hanno avuto la figlia Joseph e la sua ragazza o altre cose di questo genere. Si percepisce che è un bambino a raccontarti la storia, però allo stesso tempo non è troppo semplice, ci sono dei termini anche più complessi e ricercati e a tratti è come se fosse una filastrocca la storia, c'è una musicalità delle parole che mi è piaciuta veramente tanto. I temi trattati sono veramente molto impegnativi perché si parla di adozione, di abusi nelle famiglie, dell'essere genitore a 14 anni, tutta la burocrazia dell'adozione, del essere riconosciuti come genitori a 14 anni, insomma, tante cose molto importanti e complesse che secondo me vengono molto sottovalutate in questa storia ed è un peccato. Rimane però la tenerezza del rapporto fra Jack e Joseph, mi è piaciuto veramente tanto. Jack è un bambino stupendo, meraviglioso, mi è piaciuto veramente tanto e anche il suo rapporto con i genitori l'ho trovato bellissimo. Ho ascoltato poi due audiobook da Audible, di cui troverete il link qua sotto in descrizione. L'ultimo che ho letto è La casa dei fantasmi di Banana Yoshimoto, che più che un vero e proprio libro è un racconto. L'audiobook dura poco più di un'ora, se non sbaglio, ed è stato meraviglioso. Era un po' che non leggevo qualcosa di Banana Yoshimoto, mi sono ritrovata ad avere un'ora e mezza, diciamo, di buco e così a caso l'ho scelto ed è stata una scelta più che azzeccata. È una storia abbastanza semplice, appunto, è veramente molto breve. I protagonisti sono due ragazzi, le cui famiglie hanno rispettivamente un ristorante e una specie di pasticceria, comunque che fanno dei dolci tipici, tipo dei roll cake, se non sbaglio. E da una parte la ragazza non vede l'ora di ereditare il ristorante di famiglia, di lavorare assieme ai genitori, è la cosa a cui aspira di più, mentre quest'altro ragazzo no, vorrebbe fare anche altro nella vita e si conoscono, si innamorano. Che bello! È una storia veramente delicata, ma a differenza di altri romanzi di Banana Yoshimoto l'ho trovato più diretto, soprattutto quando si parla di amore e di sesso. L'ho trovato brutalmente diretto e non me l'aspettavo da lei. E poi c'è questo pizzico di paranormale, ovvero i fantasmi, che ho trovato veramente molto carino all'interno della storia. Non è quel paranormale, diciamo, legato alla paura, è inserito comunque per parlare della vita. Si parla dei sogni che hanno questi ragazzi, di come vivono loro l'amore, del rapporto che hanno con le famiglie, il concetto che hanno di vita, insomma, l'ho trovato molto bello. Delicato, abbastanza semplice, però a me piace. Ho ascoltato poi La scuola della carne di Yukio Mishima, un libro che mi era stato super consigliato da un'amica e che mi ero ritrovata per caso sul telefono, quindi ho deciso di ascoltarlo e di scoprire quindi un autore nuovo. È stato un incontro molto interessante, nel senso che il libro non mi è piaciuto completamente, però la scrittura mi ha stregata. Innanzitutto la storia parla di una donna divorziata, che si vede ogni tot con delle sue amiche, anch'esse divorziate, ed è una donna abituata ad un certo stile di vita. Un giorno decide di uscire con un ragazzo molto semplice che fa il barman in un gay bar e decide di uscire con lui più per sfizio, per gioco, non per vero interesse o per amore. E fra i due si svilupperà poi un rapporto molto particolare e intenso. Ed è una cosa che da una parte
mi lasciava basita, perché a volte mi dicevo ma com'è possibile che succedano queste cose. Dall'altra parte mi sono ritrovata invece a pensare a tante cose legate all'amore e alla vita in generale. Per quanti temi e pensieri trattati in questo romanzo fossero distanti un bel po' dalla mia realtà, da quello che penso io, da quello che ho vissuto io, l'ho trovato comunque interessante, perché raramente mi capita di leggere storie di persone così diverse da me, quindi è sempre bello vedere un punto di vista diverso, anche se si parla di cose che a me magari non piacciono o che non approvo totalmente, però è stato comunque interessante. Soprattutto la visione della vita che ha questa donna, abituata a un tenore di vita elegante, di come si veste per uscire, di che cosa pensa degli altri in base a come sono vestiti, in base ai posti in cui vanno, la superficialità delle famiglie giapponesi che si basano sul nome della famiglia, sui lavori fatti, insomma, è un altro aspetto della società giapponese che mi è piaciuto ritrovare in questo libro. Nonostante io non lo abbia letto, ascoltandolo ho avuto proprio la percezione di quanto sia stato scritto bene questo libro, perché nonostante l'autore stesse parlando di cose a me in parte strane, il divorzio, l'essere una donna di una certa età, comunque le sentivo vere. E non lo so, lo stile di scrittura mi è piaciuto veramente tanto. Certo, si ha una visione della donna che è un po' agli estremi, nel senso che o le donne sono immacolate, perfette, pure, o sono invece cattive, lussuriose. È una cosa che un po' mi ha disturbato, però parlando poi con questa mia amica mi ha spiegato proprio, mi ha parlato un po' della vita dell'autore, che trovo essere una cosa fondamentale quando ci si approccia ad un autore nuovo e a un certo tipo di letteratura, quindi sicuramente mi andrò a informare meglio su quest'autore e sicuramente leggerò qualcos'altro, perché mi è incuriosita veramente tanto questo romanzo. Questi erano quindi tutti i libri fumetti che ho letto questo mese. Fatemi sapere qua sotto nei commenti che cosa ne pensate, se avete letto anche voi qualche titolo che ho citato, se avete dei consigli, insomma io sono sempre aperta a nuove cose. Spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!